questo video vorremmo accompagnarvi a scoprire il rito di ammissione al catecumenato, che è il primo rito che si vive ed è il rito in cui propriamente si diventa catecumeni. Infatti prima di questo rito, quando si è fatta la richiesta di ricevere i sacramenti dell'iniziazione cristiana, si è aspiranti ai sacramenti. Dal rito di ammissione in poi si diventa catecumeni. Si è cioè ufficialmente ammessi nella Chiesa Cattolica con una posizione particolare, la posizione di coloro che si stanno preparando a ricevere i sacramenti. Questo rito si svolge, quando possibile, alla porta della Chiesa, all'inizio di una celebrazione eucaristica. Si svolge quindi normalmente in una domenica, spesso nelle domeniche di Avvento, e la gran parte del rito si svolge prima dell'inizio della Messa. Alla porta della Chiesa si svolge il primo dialogo ufficiale fra l'aspirante e la Chiesa. Questo dialogo comincia con una domanda che il sacerdote rivolge all'aspirante. Questa domanda è: qual è il tuo nome? C'è un detto rabbinico che recita: i genitori consegnano un nome al bambino, la gente gliene dà un altro e finalmente dalla vita ne vince ancora un altro. Il nome, come recita appunto questo detto rabbinico, dice l'identità di una persona, cioè il nome ci viene dato dalla nostra famiglia, dai nostri genitori, e pensiamo anche a quanto tempo a volte si perde per decidere il nome del nuovo arrivato, perché sappiamo che un nome dà il senso a tutta un'esistenza. Poi la gente te ne dà un altro, cioè la crescita, il cammino che uno che fa nella vita, i ruoli, i servizi, il lavoro che uno svolge, è come se questa identità crescesse e infine finalmente ne vinci uno tu dalla vita. E in questo caso, nel caso del rito di ammissione al catecumenato, possiamo dire che è Dio stesso a darci questo nome. Alcuni catecumeni infatti aggiungono un nome al loro proprio nome, oppure cambiano addirittura il nome perché capiscono che è un passaggio importante, una nuova esistenza, c'è un nuovo modo di stare al mondo, quindi c'è una nuova identità. L'identità è qualcosa che tocca nel profondo ciascuno di noi, quindi il cambiamento del nome è proprio il cambiamento di un diverso modo di stare al mondo. Pensiamo a Abram, che fu chiamato Abramo, pensiamo a Pietro, che si chiamava Simone e il Signore gli diede il nome invece di Pietro. Ma il nome indica anche la relazione, l'alterità. Se per qualche secondo pensate a un momento in cui vi siete sentiti chiamati con amore da una persona, avete visto che qualcosa dentro di voi ha sussultato e che in un certo senso vi ha messo nella dimensione dell'alterità, della relazionalità. Cioè un nome è dato per essere chiamato, senza nome non possiamo essere chiamati né interpellati alla relazione. Ma il nome dice anche l'appartenenza. Se pensiamo a paesini di campagna, paesini di montagna, in cui ci si chiede sempre come ti chiami, a chi appartieni. Ed è interessante che nella scrittura, quando Dio si presenta, soprattutto nell'Antico Testamento, Dio si presenta in questo modo: io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. Cioè Dio interpone il suo nome in quello di coloro che chiama. E oggi per voi avviene la stessa cosa nel rito di ammissione, poi in maniera più specifica nel rito di elezione, quando addirittura sarete chiamati ad apporre il vostro nome sul registro dei catecumeni, sentite che il vostro nome si accosta a quello di Dio. Ed è bello che nella notte di Pasqua, al momento del battesimo, al momento proprio dell'essere battezzati, sarete chiamati con il vostro nome. Il celebrante dirà: Pina Ester, io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Cioè quel vostro nome di battesimo, quel vostro nome appunto scelto per questa nuova vita, sarà unito in maniera inscindibile al nome di Dio, al nome della Trinità, del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Dopo che l'aspirante ha detto il proprio nome,
il sacerdote chiede: che cosa domandi alla Chiesa di Dio? E l'aspirante dice: la fede. E la fede che cosa ti dona? E l'aspirante risponde: la vita eterna. Questo dialogo è molto importante perché manifesta una prima consapevolezza di cosa si sta chiedendo alla Chiesa. Io vengo alla Chiesa per chiedere il dono della fede, perché so che la fede mi dona la vita eterna. Cioè io ho già cominciato a scoprire, anche se solo in modo iniziale, che ho bisogno di ricevere da parte della Chiesa, cioè da parte di Cristo, un dono particolare, un dono di una vita che è diversa, che è superiore, che è più forte rispetto alla vita che ora sto vivendo. Dopo il dialogo iniziale, il sacerdote esorta l'aspirante a mettersi alla sequela di Cristo, cioè a diventare discepolo di Cristo, e poi gli rivolge una domanda precisa. Gli chiede: sei pronto a incamminarti oggi per questa via, la via della scoperta del Vangelo, sotto la guida di Cristo? E l'aspirante risponde: sì, sono pronto. Questo è il primo sì che viene detto dall'aspirante, è il primo sì che risponde a una chiamata di Cristo. Questo primo sì che viene detto a Cristo, sì, voglio essere un tuo discepolo, Signore, si deve accompagnare necessariamente a un no, perché ogni sì vero nella vita si accompagna a un no. Se scelgo una cosa, rinuncio a ciò che è contrario a questa cosa. Nel caso della decisione di diventare discepoli di Cristo, si rinuncia a essere discepoli di altri maestri, e se si sceglie Cristo come Signore, si rinuncia ad avere altri signori. Questo no che viene detto agli altri maestri, agli altri signori, è una prima rinuncia che viene chiesta all'aspirante che sta diventando catecumeno. Non è l'unica rinuncia, perché se pensate poi al momento del battesimo, nel momento del battesimo ci sarà una solenne rinuncia al male per aderire a Cristo. Ma già qui si chiede una prima rinuncia, una rinuncia a quelli che nella Bibbia vengono chiamati gli idoli. Gli idoli nella Bibbia sono i falsi dei, cioè tutte quelle realtà che chiedono all'uomo la devozione, l'adorazione, la consegna di se stesso, e che promettono all'uomo la felicità, la vita, la pienezza. Noi sappiamo che esiste un unico Signore, che possiamo piegare le ginocchia solo davanti a Dio, che possiamo consegnare noi stessi solo a Dio, che possiamo seguire solo Cristo Maestro. Per questo rinunciamo a tutti gli idoli, cioè a tutte quelle realtà che sembrano dei, sembrano divine, ma non lo sono. Queste realtà possono essere di vario genere, possono essere delle vere e proprie divinità alternative, oppure possono essere, come spesso è nella nostra cultura, delle realtà normali della vita che però hanno un ruolo importantissimo. L'idolo più diffuso a cui è più importante imparare a rinunciare è anzitutto il denaro, ma anche il potere, oppure l'affermazione di sé, la carriera, la capacità, la propria forza, tutto ciò a cui aspiriamo come soluzione della nostra vita, come ciò che ci manca, come ciò che ci fa sentire sicuri, come ciò che ci dà felicità. Noi invece sappiamo che la soluzione della nostra vita è solo il Signore, la felicità ce la dà solo il Signore, la nostra speranza è solo nel Signore. Per questo nel rito di ammissione si dice un primo no a tutto ciò che è idolatrico, tutto ciò che non è il vero Dio. Nel rito di ammissione viene poi consegnato il primo e importantissimo segno della fede al catecumeno. Questo segno è il segno della croce. Per noi la croce è il segno dell'amore di Dio, perché Cristo Gesù è morto sulla croce per amore, per dare la sua vita a noi e per dare la sua vita in obbedienza al Padre. Ricevere il segno della croce è dunque ricevere il segno di Cristo e entrare sotto la signoria di Cristo, appartenere, almeno inizialmente, a Cristo, cominciare a essere sotto il potere di Cristo. Per questo nel rito di ammissione si viene segnati con la croce. Il celebrante segna la croce sulla fronte dell'aspirante
consegnandogli così il segno della croce e dicendo queste parole: ricevi la croce sulla fronte, Cristo stesso ti protegge con il segno del suo amore. Impara ora a conoscerlo e a seguirlo. Dopo aver ricevuto il segno della croce sulla fronte, si riceve il segno della croce sugli orecchi per ascoltare la voce del Signore, sugli occhi per vedere lo splendore del volto di Dio, sulla bocca per rispondere alla parola di Dio, sul petto perché Cristo abiti per la fede nei nostri cuori, sulle spalle per sostenere il giogo soave di Cristo. Poi il celebrante traccia un grande segno di croce a benedire il catecumeno. Chiesto il dono della fede, fatta la prima adesione, avendo rinunciato agli idoli e avendo ricevuto il segno della croce, si è entrati ufficialmente nella sequela di Cristo, si è diventati catecumeni e si può così attraversare la porta, cioè la soglia della Chiesa, per entrare nell'assemblea. Venite figli, ascoltatemi, vi insegnerò il timore del Signore. Con questa frase presa da un salmo, il celebrante a questo punto invita il catecumeno, i garanti, il catechista e una parte dell'assemblea che è presente all'ingresso della chiesa a entrare finalmente in chiesa. È un momento importante perché l'aspirante è diventato catecumeno e quindi come catecumeno per la prima volta partecipa alla liturgia della parola. Quindi è la prima volta che il catecumeno insieme a tutta l'assemblea ascolta la parola di Dio. Ricevi il Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. Con queste parole ora avviene una consegna importantissima che è appunto quella dei Vangeli. Sapete bene che i Vangeli non sono una cronaca della vita di Gesù, né una biografia, né tantomeno una raccolta di documenti scientifici che attestano l'esistenza di Gesù, ma il Vangelo presenta il kerigma della nostra fede, cioè presenta l'incarnazione, la passione, la morte e la risurrezione di Cristo. Quindi i Vangeli presentano il Cristo Signore, vincitore della morte e del peccato. E noi nel tempo del catecumenato prenderemo in mano questi Vangeli in tre modi diversi, in tre ambiti che voglio un po' affrontare con voi. Il primo ambito è quello personale. La consegna dei Vangeli non va ad arricchire la nostra biblioteca personale, ma è un Vangelo che deve essere letto, riletto, meditato, riscritto. Cioè è importante far sì che quelle parole sempre di più si imprimano nel nostro intimo. Spesso i santi riscrivevano il Vangelo in quaderni perché quelle parole davvero avevano la potenza di trasformare dall'intimo, dall'interiorità tutta la nostra vita. Quindi vi esortiamo a tenerlo sempre tra le mani il Vangelo perché possa diventare vita della vostra vita. Poi c'è un ambito catechetico, vedete che i vostri catechisti sempre nella preparazione di un incontro partono proprio dal Vangelo, cioè il Vangelo è la base di ogni cosa, se anche prendete i sacramenti della Chiesa, i sette sacramenti, essi trovano attestazione nella scrittura. Sempre ogni incontro di catechesi parte dal Vangelo, si parte dalla scrittura. È una scrittura che dovete conoscere perché Dio vi parla attraverso anche appunto la catechesi dei vostri catechisti, dei vostri parroci, dei diaconi che vi accompagnano. E in ultimo parliamo dell'ambito liturgico. Se avete presente quando durante la celebrazione eucaristica si proclama il Vangelo, tutti ci alziamo in piedi. Ci alziamo in piedi perché in quel momento è Gesù stesso che parla. Gesù è il Vangelo di Dio consegnato agli uomini. Quindi l'alzarci in piedi indica l'atteggiamento di rispetto, di essere lì davanti a Lui che parla. Indica anche in maniera molto specifica il fatto che ogni parola del Vangelo deve portare frutto, quindi deve diventare vita nella nostra vita. E infatti all'inizio, prima della proclamazione del Vangelo, facciamo tre segni molto importanti: sulla fronte un segno di croce, sulla bocca e sul cuore.
Questi tre segni stanno a indicare tre cose importanti, che questo Vangelo deve entrare nella nostra testa, quindi nella nostra intelligenza, nella nostra razionalità, deve essere proclamato dalla nostra bocca, cioè noi dobbiamo essere capaci di poterlo annunciare e deve scendere nel nostro cuore, nelle viscere, nelle profondità di noi stessi, per essere appunto per parlare ancora ad altri uomini, per parlare prima di tutto a noi stessi, ma poi anche ad altri. Un altro segno dello stare in piedi è la resurrezione di Cristo, che viene annunciata continuamente ogni volta che ascoltiamo il Vangelo. E Cristo, quando risorge, risorge in piedi, e quindi noi come cristiani siamo chiamati a stare in piedi proprio in ricordo di questa resurrezione già donata dal Signore. Infatti, anche se non siamo ancora nella vita per sempre con Lui, già ora ci sono germi di resurrezione, e questo segno appunto dello stare in piedi richiama proprio di essere uniti a Lui nella morte e nella resurrezione di Cristo, quello che poi avverrà per voi in maniera definitiva nel battesimo. Dopo che il catecumeno ha ricevuto il Vangelo, tutta l'assemblea prega per lui. Questa è la prima volta in cui tutta l'assemblea prega ufficialmente per il catecumeno durante una liturgia, ma non l'ultima, perché continuerà a pregare per lui, per il suo percorso di fede, perché cresca nella seguella di Cristo per tutto il periodo successivo fino ad arrivare al giorno del battesimo, della confermazione e dell'Eucaristia. Dopo queste preghiere, il catecumeno viene congedato dall'assemblea, perché tutta l'assemblea comincia adesso la liturgia eucaristica, a cui ancora non si può partecipare. Come vedete, nel rito di ammissione ci sono in sintesi già tutti gli elementi che caratterizzeranno il percorso successivo. C'è l'incontro con l'assemblea, c'è l'incontro con i propri fratelli, nel giorno della domenica, nel giorno del Signore. Ci stanno i primi segni, il segno della croce, c'è l'ascolto della parola. C'è il primo dialogo nel quale si chiede la fede, si desidera la fede, si manifesta la propria intenzione di seguire il Signore, e c'è la prima rinuncia che si fa a ciò che è contrario al Signore. Tutti questi elementi accompagneranno il percorso del catecumeno e cresceranno nel corso del catecumenato fino ad arrivare ai grandi riti dell'ultima Quaresima e della Settimana Santa, che culminano nella veglia pasquale, durante la quale si riceverà il battesimo, la confermazione e l'Eucaristia.